cosa stai facendo? Stava volando. Ti rendi conto che stava volando? E soprattutto, ti rendi conto che abbiamo due alpaca o lamo, come si chiamano, davanti a casa? Bruh. Perché ci abbiamo sono sempre qua, dannazione. Ma il tipo è dentro. No, non possiamo aprire la porta. Ah, ok. Dov'è il tipo? No, perché è buggato qua di zona. Vedi? No. È buggato. Il tipo è incastrato nel legno. Nel legno. Ok. Ok, gioco. Ok. Allora, mi serve del cibo. È tutto buggato. Sì, è tutto buggello. Perché mi serve del cibo? Perché sennò muoio di fame. Ma perché mi serve del vetro? Perché oggi andiamo a fare la biblioteca. Yeah, teca teca teca. La biblioteca. Allora, sai cosa serve? Oltre a che non scappi il maialino, un altro secchiello. E ce l'abbiamo, perfetto. Ce ne sono altri? Non ce ne sono. Ce l'ho io. Ce l'hai? Ok, allora andiamo, sì, perfetto. Quindi oggi il piano che ci eravamo precedentemente studiati in un episodio precedente. Oh mio Dio, mio villager! Vale! Sta piovendo, ma se piove sempre, incredibile, è incredibile. Vengi un attimo. Guarda come non mi vede. Aspettiamo, vuoi vedere se tra quanto mi vede? Eccolo qua. Okay. È scomparso. È cresciuto davanti ai miei occhi. Che cosa? Il mini villager. E ce n'è un altro però, guardalo. È diventato un adolescente. È diventato adolescente, in piena fase ormonale. Vabbè, chiudigli la porta in testa. Questa, signori, è la mini biblioteca che avevamo in mente di fare. Ma non è una semplice biblioteca, tutti sto chiedendo. Perché non è una semplice biblioteca? È una perché... super biblioteca. Esattamente, perché sotto, qua sotto dove c'è niente, ci volevamo mettere la lava. Era un'idea un po' carina, è una biblioteca alla Nabbi. E soprattutto anche sopra poi, volevamo rifare la stessa cosa e metterci altra lava. Quindi perché morire di, quando poi, capito no? Quindi in questo episodio dovremmo andare a cercare della lava, che più o meno l'altra volta mica l'avevamo trovata in un altro episodio, era davanti, mi ricordo, sì, da... davanti, esatto, era qua di zona, quindi ci facciamo un giretto, dovremmo ammaestrare, madonna quanto è grasso questo cavallo, vabbè, dovremmo ammaestrare anche dei cavalli e nel frammentre andiamoci a cercare questa goddamn lava. Cosa stavi facendo? Mi stavi picchiando i cavalli per caso? No, stavo vedendo che era grasso. Sì, era stragrasso. Se non erro, dovrebbe essere qua de zona. La lava de zona, frate lì. E qua, esatto, se la sentivo, è qua. Vai, ce n'è un botto, perfetto. Vai, prenda tutta la lava possibile. Sarà un continuo andata e ritorno. Ma sai che si rigenera? Si rigenera, sì. Cioè, non è come l'acqua che muore. Ce n'è un botto di lava. Quindi questa sarà la nostra fonte di lava semi-infinita. Perché credo... Ma di solito mica è infinita la lava. Non lo so, dici che è infinito. In caso ce lo scriveranno nei commenti, che lo sanno meglio di noi, sto blocco mi triggera. Quindi dovremmo fare un continuo avanti e indietro, in caso facciamo il taglio, per mettere la lava. Ah, ma soprattutto, come la mettiamo la lava che continuiamo a scendere? Secondo me ci moriamo. Te la butto lì. Vai, mettila negli angoli, così facciamo prima gli angoli e poi il sotto che si espande. Allora, in teoria abbiamo fatto di sicuro il taglio. Dici che è omogenea, è giusta secondo me? Sì, molto, sì, non aggiungiamo... Un secchiello di lava. No, che poi va a finire in tre... No, non mette niente. A posto così, fidati. E guarda come ci osserva il villaggero. E quindi dobbiamo mettere più che il secchiello di lava e fare altro vetro, perché hey, non ne abbiamo abbastanza, e soprattutto se lo spreco, dobbiamo fare il percorso. Te ce l'hai del vetro? Ne hai già messo. Niente, allora dobbiamo andare a farci del vetroide, soprattutto anche per sopra. Però dai, carina comunque l'idea. Ci può stare, sì, ci può stare. Tipo... Quindi... Tu quando entri qua vedi solo la lava. Vedi solo la lava. Ci sta. Quindi dobbiamo farci del vetro. Ci metteremo un po'. Ma ce l'abbiamo la sabbia? Sì, che ce l'abbiamo. Allora, ci siamo fatti del vetro. Mettiamo gli ultimi cosi e poi vi facciamo vedere come abbiamo intenzione. Ma te c'hai sia le lastre che i cosi? Solo le lastre o niente? Ma tu hai fatto qualcosa? Io ho craftato solo le lastre. Solo le lastriche. Ok, allora sarai l'addetto alle lastre. 3, 4. Il piano era di fare una cosa. Così. No, perché poi ci devi mettere la lava. Sì, perché ci devi mettere la lava. E adesso, in teoria e anche in pratica, basta aggiungere altre lastre. Quindi faccia il suo lavoro di aggiungi lastre. Prego. vuoi mettere i pilastri ai lati? Sì. Allora fai così. Vai, inizia a mettere i pilastri. Io inizio a mettere invece i vetri. Quindi il piano è appunto quello di mettere tutti i vetri e mettere altra lava. Vabbè, però se li spreco, non devo sprecare i vetri. Ma sta ancora piovendo. Cioè, fuori di testa questa cosa. No, sono caduto. Male.
ti immagini che cadevo nella lava, piangevo, tipo. No, cerca di non rompere il vetro sotto. Infatti, se no è la fine. Quindi, allora, fatemi salire di nuovo. E in realtà devo metterli anche qua. Quindi, perché l'ho tolta? Punto di domanda. Cioè, io li ho rotti, invece andava messi. Signori, siete pronti? Mi sto per girare, Bari, mi sto per girare. Uno, due, tre. Oh, yes! Carina, dai, carina. Bellissima. Cioè, tu entri per incantare le peggio cose, vedi sotto la lava, poi dici, ah, guardiamo un po' il cielo. E invece no. Lava ancora. Bellissimo. Lava. Sempre lava, sempre, sempre, sempre. Bellissimo, mi avanza un blocco di vetro. Una delle librerie più fighe del mondo. Devastante. Poi ci sono anche queste cose che fanno da sostegni, perché mica poteva volare. Ah, però qua ne hai dimenticato uno, o non l'hai messo di proposito qua dietro? Ah, me ne sono dimenticato. Perfetto. Ce li hai, se no ce li ho io. Perfetto, pulitissima. Mi piace un botto. Quindi sarà passati tipo 5 minuti, la biblioteca l'abbiamo fatta. Fede, cioè, ma ti giuro, mi piace tantissimo. Ma un casino. È strafiga. Bellissima. E niente. Cosa facciamo? Voglio andare... Sì, ho capito. Basta andare girare. A esplorare. Vuoi esplorare qualcosa? Ah, si può fare il coso delle mappe? Oppure esplorazione a caso? Le mappe le facciamo in un altro episodio dedicato. Mappe. Ci sono i megatuoni. Stanno arrivando, sono loro. Sono tornati i cavalieri? No, perché può essere, eh. Ma fammi mangiare una carotina in caso dovessimo combattere. Ho sentito un tuono di quelli che ti esplode la play proprio. Cioè, ti giuro, mi è esplosa la play. Speriamo di non trovare nessun cavaliere dell'apocalisse come l'ultima volta, perché è stata tosta. È stata molto tosta. Se colpiscono un cavallo, basta. Sì, ecco, senti che megatuono, sentili qui. Come esplodono. Ma li sento proprio vicini. Sì, sì, molto vicini. Si spera non nella base, più che altro. Quindi creiamo l'ultima mappa. Dai, fatte tutte. Ce ne torniamo a casa? Andiamo a vedere se ho fatto bene. Vai, era tutta dritta, eh? Sì, tutta dritta. In teoria dovremmo trovare la tua casa. Se troviamo il nostro villaggio in fiamme, quittiamo. Ok, il villaggio dovrebbe essere a posto. Non vedo cavalli dell'apocalisse. Quindi, buono. Ora dobbiamocene tornare al tempio. Più che altro spero di aver fatto giusto. Comunque guarda la biblioteca quanto spicca fuori di testa. Sì, la biblioteca è fuori bellissimo. Di testa. Cioè è partita che era niente. Erano quattro cosini buttati a caso. Sì, era una roba in mezzo al nulla. Adesso è la biblioteca. Esatto, esatto. Quindi vediamo se faccio bene. Mappa 15, 21, 22. Quindi di logica anche le altre due. Stuck, bravo. Giusto? Bravo. Oh, yes. Sì, bene. Tutto prende forma. Piano piano andiamo. Firma 100, sono tantissimi. Madò. Sì. Questo villager ci segue da ore. Non so se te ne rendi conto, ma è ore che ci insegue. Ed era quello piccolino. Vuoi slamare? Vuoi slamare? No, non slamia. Poverino, ma un po' mi dispiace, però. Non ti non senti un po' in colpa? Mai più. No, è niente. Quindi, però... Ah, no, era quello lì, il piccolino. Ok, vabbè, allora abbiamo fatto bene. Guarda come vedete che abbiamo ucciso il genere. No, c'è uno zombie. Ma risaltiamolo. No, sotto. No, salviamo. Che infame. Era un prete. Quindi, per questo episodio è tutto. Avrà piovuto almeno 4 volte solo in questo episodio di 10 minuti. Ma vabbè. Esploso alto. Senti, vabbè. Cavalieri. Sì, i cavalieri stanno arrivando, ma lasciamo perdere. Vi ringraziamo per la visione, vi do appuntamento domani all'1:45 con un nuovo video che non sarà mai figo come la biblioteca. Sì, doppio punto. Dobbiamo ricreare tutti questi sentieri. I sentieri, bravo. Alla prossima.